prima a scendere sulla stradina lastricata di bianca pietra pugliese è una modella in abito lungo, nero, sottile e trasparente, lingerie e calze della seduzione in vista, come vuole la storia della casa. Un maxi cappello a cono è l'omaggio agli inconfondibili tetti della zona. L'ultima indossa invece una gonna gabbia, quelle da sempre usate negli atelier della couture per sostenere le creazioni più straordinarie, un piccolo reggiseno a triangolo e un fazzoletto tra i capelli, portato come un tempo facevano le donne del sud. In mezzo c'è una sfilata che, come un film neorealista, racconta una nuova storia, non solo di moda, ma anche un pezzo d'Italia, disegnata con mano felice, tenerezza e un pizzico di malinconia da Dolce & Gabbana. Arte, artigianato, tradizione e folklore sfilano tra le stradine di Alberobello, patrimonio UNESCO, dove, incorniciata dal bianco calce dei trulli e dalla pietra grigia dei coni che ricorda l'Ardesia, entra in scena la nuova collezione di alta moda, saldamente intrecciata alla visione e all'omaggio all'Italia dei due stilisti. Abitanti comparse e antichi mestieri, il fare a mano e bene le cose, in cucina come in atelier, tra abiti in pizzo, chiffon, lavorazioni e intrecci di rattan, la purezza del bianco e nero, lo sbocciare dei colori, azalee e bougainville. E dopo Taormina, Venezia, Napoli, Palermo e Como, tocca la Val d'Itria ospitare il Grand Tour di Dolce & Gabbana. 5 giorni di festa e di grande show, l'alta gioielleria esposta tra gli ulivi, l'alta sartoria maschile presentata a Ostuni sotto lo sguardo di Santo Ronzo e dei cavalli bardati a festa, tra completi sartoriali ricavati da antichi corredi. Storie d'Italia e di moda, ma soprattutto storie di vita. Una passerella pedonale che unisce due lati della Senna. Tra i souvenir di Parigi da riportare a casa dopo un lungo anno di show c'è anche la sfilata Haute Couture 2023-2024 di Alaïa, disegnata dallo stilista belga Pieter Mueller. 200 ospiti per uno show che rilegge lo stile unico del creatore franco-tunisino Azzedine Alaïa, scomparso nel 2017. Pulizia delle linee, abiti lunghi attillati come una seconda pelle, tessuti latex ad alto tasso di sensualità, ma anche tocchi di antica eleganza, come voleva Azzedine, che mai dimenticava il suo camice bianco, da sarto e da lavoro. E proprio come oggi fa il suo erede, omaggio alla storia di un grande maestro della moda. La Reggia di Versailles, evocando i fasti di Luigi XIV, uno sguardo a Marie Antoinette e uno a Lady Diana. Aperta solo una volta, la moda per Lagerfeld e Chanel nel lontano 2012 è l'inconfondibile set scelto da Jacques Mus per presentare la nuova collezione di Prêt-à-Porter per il prossimo inverno. 400 metri di tappeto rosso accolgono le creazioni di Chouchou, letteralmente il cucciolo da compagnia per capi che celebrano tenera innocenza e seduzione, tra strascichi, trasparenze, pizzi e culotte. Casting stellare capeggiato dalle due super top model californiane, Gigi Hadid, in negligé bianco e calze trasparenti al polpaccio ricamate di rose, come gli aristocratici di un tempo, e Kendall Jenner, in microabito effetto palloncino. Ospiti sulle barche, allineate sul Gran Canale, e applausi a scena aperta per Simon Porte-Jacquemus, il giovane artista capace di conquistare tutti con il suo stile romantico e con l'omaggio al fascino senza tempo della corte del Re Sole.